Guidava senza patente. 17enne morto in un incidente stradale. Dalle lamiere estratto un altro giovane. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati. Anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali. Troverete tutti i link in descrizione. Grazie mille. Un tragico incidente si è verificato a Pisticci, nel Materano, nella notte tra il 20 e il 21 settembre, causando la morte di un giovane di 17 anni. Il conducente, che non possedeva una patente o un foglio rosa, stava guidando una Fiat Panda quando ha perso il controllo del veicolo. L'auto è finita fuori strada sulla provinciale di Pozzitello San Basilio, terminando la sua corsa contro un albero. Accanto al conducente si trovava un altro ragazzo di 18 anni, residente a Tinchi, che è rimasto ferito nell'incidente. Dopo essere stato estratto dalle lamiere, è stato trasportato all'ospedale di Policoro. Le circostanze esatte dell'incidente sono ancora oggetto di indagine e sul luogo dell'evento sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118 Basilicata Soccorso. È importante notare che recentemente il Consiglio dei Ministri ha approvato importanti modifiche al codice della strada e alle norme sulla sicurezza stradale. Queste modifiche prevedono sanzioni più severe e provvedimenti più rigidi per i conducenti indisciplinati, con un particolare focus sull'uso del cellulare e la guida in stato di ebbrezza. Si tratta di un impegno per migliorare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti come questo. La notizia per il momento, e solo per il momento, termina qui. Se non lo avete ancora fatto, questo è il momento giusto per iscriversi al canale, attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video, seguiteci anche sugli altri canali e sui social. Troverete tutti i link in descrizione, lasciate anche un like e un commento ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale, grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata, l'appuntamento è sempre per la prossima notizia.